nei piedi il coraggio che ho, che mi porti lontano per sentire vicino, e metto i miei piedi nella vita che c'è, lì dove mi chiedi, i miei piedi con te, lì dove mi chiedi, in piedi, nei piedi, il coraggio che ho, che mi porti lontano per sentire vicino, e metto i miei piedi nella vita che c'è. La scorsa domenica sono stato chiamato a cambiare il mondo. Sì. Due mani. Devi essere disinvolto. Ok, vai, vai. La scorsa domenica sono stato chiamato a cambiare il mondo, a mettere la sveglia per fare qualcosa che valga la pena fare. Questa domenica, dopo essermi alzato, ho scelto di vivere appieno questa giornata e di sentirmi vivo. Ma ora? Ma come mi preparo a vivere al meglio questa giornata? E cosa mi serve per prepararla? Nella testa sono pieno di cose superflue e quindi credo che sia bene fare pulizia. Credo che sia bene cominciare a mettere qualcosa al centro che valga la pena di essere veramente vissuto. Come Francesco che ha lasciato la sua casa e non era mica certo, e ha abbracciato la sua croce come fosse la sua donna e l'amò fino alla fine. Ecco, un po' così vorrei. Eppure a volte mi sento che sono carico, pieno di energie, ma poi le cose non vanno come volevo. Mi arrabbio, perdo la pazienza e in mezzo alla delusione non capisco il perché. Eppure io credevo di essere sulla strada giusta, credevo di essere sulla mia strada. Forse non posso aspettarmi sempre che la strada che voglio percorrere io sia quella giusta per me. Ma come posso prepararmi al meglio? Come posso prepararmi agli imprevisti? E gli imprevisti mi fanno paura? No, non posso lasciarmi spaventare a tutte queste preoccupazioni. Ma allora, quale voce devo seguire e da chi devo farmi guidare? Ogni giorno, da quando mi sveglio a quando vado a letto, c'è qualcuno che parla e io fatico a capire chi ascoltare. Chi non deve rimanere in sottofondo, ma che deve diventare voce chiara che parla. Orientarsi è difficile. Quali sono le voci che seguo nella mia vita? Come posso distinguere la voce che voglio seguire e separarla dal chiasso di sottofondo? Come mi oriento tra le tante voci che sento? Amici, genitori, le sirene del divertimento, l'importanza dello studio. Ma io vorrei solo capire come trovare la strada giusta. A volte avrei bisogno solo di un po' di silenzio. Con tutto questo chiasso nella testa è difficile capire quale strada devo seguire. Ma il Vangelo di oggi mi esorta a preparare la strada del Signore. Ma il Signore, quale strada vuole che io prepari per Lui? È questo il difficile. Quando non sono solo, ma faccio parte di un gruppo, con il quale cammino e condivido paure, gioie. Quando mi faccio i miei piani, consapevole che alla fine l'unico programmatore è Dio. Come Peppino, che ha deciso di parlare e di sciogliere catene e di mettersi a contare uno ad uno i 100 passi e contò fino alla fine. Ecco, un po' così vorrei. E come me, un po' fragile, un po' forte, ma non credo nella sorte. Credo in te, non ho paura. Credo in ogni tua creatura. E lo chiedo anche ai miei piedi, di essere lì dove tu sei. Ci leggo, se c'è proprio il gobo sarebbe veramente un lusso. Prossima volta lo facciamo.